gli amici di Mercato Totale, quest'anno agosto lo vendiamo in una maniera molto particolare. Cercheremo, esattamente come è successo in marzo-aprile, quando siamo stati con un grandissimo successo, molto vicini tramite questi nuovi mezzi come Skype, anche a agosto cercheremo di essere molto connessi, di chiacchierare, di vederci. Davanti a me due ragazzi, dico ragazzi in quanto io in questo caso sono il più vecchio, probabilmente il più vecchio, ma loro due sono due felici pensionati, nonché famosi personaggi del mondo elettrico. Per quel che vedo io, alla mia sinistra Claudio Albertini, ex direttore generale del FEGIME, il consorzio, e alla mia destra invece Marco Galliero, ex direttore commerciale di Urmet. Buongiorno ragazzi, vi vedo belli abbronzati e vi invidio già molto soltanto per questo. Buongiorno Giancarlo. Ciao Giancarlo, ciao, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo 15 minuti che io faccio partire da questo momento per non aggredire troppo il nostro pubblico. Allora, in questi mesi che voi avete vissuto, diciamo, alla finestra da felici pensionati, sono successe delle cose tremende che certamente voi non avete mai vissuto quando eravate operativi. E quindi la prima domanda che faccio a ciascuno di due è questa: dal di fuori, che cosa avete pensato? Vi siete sentiti in qualche modo ancora un po' partecipi, preoccupati, anche se l'argomento ovviamente vi interessava ormai marginalmente? Claudio, cominciamo da te. Ma diciamo che io mi sono sentito, sì, ero all'esterno, ho cercato di tenermi un po' in contatto con le persone con cui ho collaborato per 20 anni, utilizzando appunto mezzi come questo. Devo dire che però, insomma, quando sei fuori diventa difficile, no? A volte anche per le persone è difficile trasferire le proprie difficoltà che innegabilmente ci sono state. Diciamo, tutti guardavano con un ottimismo verso la fine di questo periodo critico il più veloce possibile, però insomma le difficoltà erano quelle che c'erano. Dal punto di vista mio, io ero relegato in casa, me ne stavo in quel di Arcore, dove abitualmente risiedo, in attesa che liberassero un po'. Forse da lì, possiamo dire. Esatto, e infatti, come hanno chiuso il lockdown, ne abbiamo approfittato per trasferirci nella casa dei genitori che abbiamo qui sul lago di Omegna, e quindi insomma con un ambiente decisamente più stimolante. Che Arcore fosse andato in Costa Smeralda. Senti Marco, con tutta l'invidia che possiamo avere per Claudio, tu dove eri invece durante questo lockdown? Ho fatto un mesetto a Torino per stare vicino a mia madre e poi appena ho potuto sono venuto qui in provincia di Cuneo, dove sto da un po' di tempo. Mi divido tra Torino e Mondovì, bellissima cittadina, vicino alle montagne che, come sai, sono la mia passione, la mia grande attrazione. Cerco di sfruttare il più possibile la vicinanza di questi bei posti per continuare a fare un po' di attività fisica. Certo. Senti, ma che rimandi avevi dal mondo che hai frequentato per tanti anni in questi mesi così diversi dal solito? Ho perso un pezzo. Che rimandi avevi tramite i tuoi contatti che hai mantenuto? Sì, ho mantenuto ovviamente contatti costanti con ex colleghi, collaboratori, con un po' con tutto il mondo. Chiaro che più di una stretta vicinanza, più di che condividere una preoccupazione, in questo momento qui operativamente potevi fare ben poco, potevi solamente confrontarti, poter così ipotizzare qualche scenario futuro e condividere un po' questo momento di grande preoccupazione, ma oltre a questo ovviamente non potevi far di più. Sentite, ma secondo voi chi se la passa peggio in questi frangenti, il produttore o il distributore? Penso che il distributore abbia comunque meno risorse, parlo specialmente di distributori medio-piccoli, e abbia meno
meno armi per potersi difendere da questa situazione. Le industrie, specialmente quelle, quelle grandi e le medio grandi, sono sicuramente molto più preparate, hanno molti, molti più mezzi. Sì, sicuramente sono d'accordo anch'io, il distributore è l'anello più debole della catena, oltretutto affacciandosi adesso i mesi estivi, la fine dell'estate, già sempre stata per la distribuzione il periodo più critico dell'anno, perché si viene da periodi piuttosto calmi di lavoro, piuttosto pesanti anche per quanto riguarda i pagamenti, e quindi sicuramente in questo momento sono coloro che stanno, a mio avviso, soffrendo maggiormente. Penso che la possibilità sia il problema numero uno in questo momento. Certo, non lo so se seguite, ma da qualche mese pubblichiamo in collaborazione con la FMI questo dato che si chiama SVE, che indica il progressivo dei dati statistici, e alla fine di maggio si era giunti a meno 24, che direi che parla da solo questo numero. Terribile. Assolutamente sì, d'altronde voglio dire due mesi di interruzione di attività e poi una ripresa lenta come si è obbligati a fare, purtroppo non poteva che portare a un risultato di questo genere. I primi problemi che sono apparsi sono stati quelli subito degli insoluti, dei mancati pagamenti, anche se subito non si è manifestato questo problema, o comunque si è verificato in maniera differente tra le varie parti d'Italia. Si temeva molto, ovviamente i produttori avevano le loro trimestrali da far funzionare, i distributori invece erano in mezzo al guado, facendo da banca, dovendo ottemperare gli obblighi con i produttori, ma facendo da banca agli elettricisti. Due situazioni comunque critiche, che hanno portato anche ad un necessario confronto tra l'ANI e FME, ovviamente. Come l'avreste vissuta voi questa situazione? Una situazione particolarmente difficile questa, obiettivamente è anche una situazione che non si è mai vissuta in questi termini. Ripeto, già normalmente il periodo post estivo era un periodo critico per la distribuzione, perché si veniva da poco lavoro, quindi poco portafoglio, e comunque diciamo è un periodo tipico di tensioni da un punto di vista finanziario. Questa situazione ha chiaramente allungato questo periodo di crisi, e quindi insomma ha aggiunto difficoltà alle difficoltà che ci sono normalmente. Il governo ha traccheggiato su queste cose, quindi gli aiuti che ci dovevano essere c'erano sulla carta, ma poi nella realtà sono ancora da vedere completamente, quindi insomma è stato sicuramente una cosa piuttosto difficoltosa. Marco, è una situazione sicuramente difficile, quasi esplosiva, e sicuramente i due o tre mesi cui andiamo incontro, dove purtroppo gli incassi, specialmente da parte dei distributori, tenderanno a addirittura scemare, potrebbero portare a delle situazioni esplosive. Perché qualcuno dice anche che il peggio potrebbe venire in autunno, che il peggio non c'è più verificato. Siccome io faccio un altro mestiere, obiettivamente, che cosa può voler dire questo, che il peggio deve venire? Quali pericoli ci possono essere dietro l'angolo? Marco? Ma guarda, sicuramente le aspettative, la possibilità di accedere a del credito, dei finanziamenti, nel breve era un'illusione che è stata paventata molto a lungo in questi ultimi mesi. Se non si arriva a qualcosina di concreto e non si esce da questa spirale delle promesse, il rischio è molto, molto grosso. Non pagare gli stipendi, continuare a non pagare magari dei fornitori, il rischio specialmente per il distributore medio piccolo, che sono poi delle realtà molto molto importanti, molto forte. Claudio? Infatti il rischio grosso è soprattutto per tutte le realtà
medio-piccole che entrano, che sono già tipicamente in difficoltà per la liquidità, e questa cosa comporta a maggior ragione un ulteriore rischio. Conseguenza può essere quella di vedere parecchie aziende che alla fine non ce la fanno più ad andare avanti. A parte la riunione di Elex che c'è stata a gennaio, poi queste simpatiche adunate tra commilitoni del settore elettrico non ci sono più state, fine delle riunioni, dei meeting, e nessuna fiera, cioè nel 2020, a parte Elex in gennaio, non ci si è visti mai nella classica ammucchiata da riunione. In sostanza non ci sono state fiere, e anche su questo tema si è aperto un grosso dibattito, perché già i produttori in qualche maniera mordevano il freno sul problema delle fiere, e alcuni distributori già le avevano organizzate e se le sono viste saltare sotto il naso. Diciamo che è stato un 2020 che praticamente è già finito, perché la prima occasione, credo che anche l'evento Metel salterà alla fine di Torre, ne sono quasi certo, diciamo la prima occasione per vedersi in simpatica ammucchiata potrebbe essere Elettromondo, che dovrebbe essere la primavera del 2021, e poi via percorrendo fino a... anche questo è stato una maniera incredibile di vivere questo anno, anche perché poi abbiamo aperto Skype. Un'ottima occasione per capire se tutte queste fiere erano veramente necessarie piuttosto che no. Ottimo. Allora, ottimo Claudio, ottimo. Adesso, Claudio lo dice perché adesso è fuori. Vorrei vedere fosse stato bene, dentro. Bene. Non sono mai stato coinvolto comunque. Direi che un certo periodo era diventato faticoso. Io magari si faceva queste riunioni che duravano diversi giorni, arrivare lì solo per un giorno erano veramente tante, troppe. Ancora già allora portavano via tanto tempo, per carità. Ah, poi uno, due un'ottima occasione per far conoscere il prodotto. Poi bisogna lavorare. Certo. Io ero convinto che finito il lockdown ripartissero i cantieri, forse non sono troppo esperto della vicenda, ripartissero i cantieri con gli interessi per il tempo perso. Secondo me è successo questo? Questo io proprio non saprei. Francamente non è una... anch'io, cioè dalle poche segnalazioni che ho avuto, comunque sì, il lavoro è ripreso, però con tutta una serie di se e di ma legati appunto alla operatività, che è legata anche a tutte le normative che devono essere perseguite e così via, quindi sicuramente non è stata una partenza fulminante. Certo. No, non c'è, sono più le aspettative che non le cose concrete. Siamo quasi alla fine del tempo che ci è stato concesso. No, però vi voglio dire questo: noi ci stiamo vedendo attraverso Skype. Allora, vi ricordate i viaggi? Tu, Marco, in particolare, immagino che avrai girato l'Italia in lungo e largo, però i viaggi per fare una riunione di un'ora e poi risalire in macchina e tornare indietro. Adesso io vi ho chiamato mezz'ora fa, il 448 abbiamo organizzato questo quarto d'ora pregno di contenuti. Allora, che cosa ne può venire fuori di positivo da questa immane tragedia, che tra l'altro nel resto del mondo sta continuando a menare colpi di maglio terribili? Marco? Qui si apre un bel tema, perché io è da veramente tanti anni che sono sempre stato uno sponsor di attività di questo genere, lo sfruttamento della tecnologia per alleviare i tempi di viaggio, per risparmiare tempo, costi, spostamenti, possibilità di incidenti, anche cose da non trascurare, ed è sempre stato difficile comunque, perché ci si è scontrati con un'abitudine a vedersi, a ragionare guardandosi in faccia, eccetera, e non rendendosi conto che certi strumenti, appunto come Skype, permettono di fare esattamente le stesse cose, anche di guardarsi in faccia mentre si sta negoziando, senza doversi fare magari delle
ore di trasferimento o addirittura aereo, cose di questo genere. Per cui io credo che questa sia stata una cosa positiva che ha in qualche modo influenzato per il futuro positivamente le attività che dovranno essere svolte. Quanti milioni di chilometri ti saresti evitato con Skype? Tanti. L'ho scoperto poi appena andato in pensione, lo sai, no? Il tempo del viaggio è un'altra cosa. Il tempo del viaggio per il lavoro è ben diverso dal tempo del viaggio per il, certo, il divertimento, per esplorare, per vedere. Allora, come avete sentito, è suonata la sveglia. E se riesco a spegnere, vi saluto anche. Allora, grazie cari amici. Vi lascio tornare al vostro meritato riposo in vacanza e in pensione, tutti e due. Vi invidio molto per gli abbonati e vi ringrazio per aver partecipato ancora una volta a un'iniziativa di Mercato Totale. Grazie Giancarlo. Grazie a te Giancarlo. Presto, saluti a tutti. Mantenetevi così giovani. Grazie, ciao. Possibile. Ciao.